ragazze, benvenute in un nuovo video. Oggi vi mostrerò i miei prodotti labbra top di questo 2014 e insomma il bellissimo sfondo del termosifone del mio salone. Comunque, insomma, spero che insomma, mi vediate bene. Io sinceramente mi vedo un po' bianca, un po' tipo insomma illuminata dalla luce divina. Comunque, sono qui per mostrarvi tutti i miei prodotti labbra preferiti di questo 2014, andando ad eleggere proprio veramente quelli che mi hanno fatto innamorare, ecco. Naturalmente, ragazzi, sono state una riconferma anche quest'anno tutti i rossetti della MAC. Sono dei rossetti veramente fantastici. Nessuno dei colori che ho mi ha deluso. Mi piacciono tantissimo. Ho avuto modo, grazie anche a quest'anno, all'acquisti che ho fatto quest'anno, di provare diversi finish e devo dire che, insomma, mi piacciono veramente tutti. Quindi sono tutti dei prodotti, insomma, promossi, tutte le colorazioni che io ho, e magari vi farò un video se vi interessa, dedicato proprio a tutti i miei rossetti MAC. Comunque, oggi voglio mostrarvi le colorazioni che ho selezionato, giusto per mostrarvi e per swatcharvi qualcosina. Il primo colore, insomma, che mi è capitato per le mani è appunto Dubonnet, che è un color rosso veramente, veramente splendido, ragazze. Mi piace moltissimo e lo indosso veramente con molto piacere e sono riuscita ad indossarlo tranquillamente anche quest'estate. Poi il secondo colore, questo qui Dubonnet è un Amplified, quindi ha un finish abbastanza confortevole, ma si fissano veramente tantissimo sulle labbra. Poi un altro amore per me è appunto Diva, che invece è un rossetto matte, quindi tende a seccare un po' di più le labbra, però non particolarmente. Vi faccio uno swatch anche di lui, ed è questo qui, veramente un colore bellissimo, molto pieno. Io con questo rossetto, insomma, ci faccio un po' a cazzotti in alcune situazioni, perché purtroppo quando io me lo applico e magari poi mangio magari qualcosa di oleoso, purtroppo potrei rischiare di trovarmelo un po' nel contorno labbra. L'ho provato però una volta con il Prep and Prime, sempre di MAC, come base, e devo dire che ha resistito ad aperitivo e cena senza problemi e senza farmi questo brutto scherzetto. Quindi lo continuerò a testare con il Prep and Prime, però in generale è un rossetto che mi piace tantissimo il colore, mi piace tanto come mi sta e ecco, mi fa un po' questo giochetto poco divertente, però se ci sto attenta, insomma, non ho problemi. Poi un altro colore è Flat Out Fabulous, questa volta stiamo parlando di un retro matte. Il colore è questo qui e l'ho sfruttato veramente tantissimo durante l'estate. Io purtroppo non riesco ad indossare i fucsia durante l'inverno e l'autunno. Oggi ne indosso uno che vi devo mostrare, però insomma non riesco molto ad abbinarli durante il periodo, insomma, più freddo. Allora, lo swatch è questo qui. Questo è appunto il suo colore ed è un fucsia veramente pienissimo, con secondo me una puntina di viola all'interno. È veramente abbastanza confortevole, secca di più del matte perché è appunto un retro matte, ma è veramente confortevole poi addosso. Questo mi dura veramente tantissimo e non ho problemi di spostamenti vari sul contorno labbra, quindi veramente un colore molto bello. Poi Crosswires, ragazzi, questo è un cream sheen, quindi è molto più confortevole dell'Amplified e naturalmente un po' meno duraturo, però devo dire che per essere un rossetto molto cremoso ha una discreta durata anche lui. Allora, il colore è un corallo e come potrete immaginare l'ho sfruttato veramente tantissimo quest'estate, ragazze. È stato un acquisto azzeccatissimo e di cui sono veramente super super contenta. Lo swatch è questo qui ed è un bellissimo color corallo, veramente un colore pieno e vi ripeto, ha una buonissima durata per essere un rossetto veramente molto cremoso. Poi cosa abbiamo qui? Captive. Captive è sicuramente una delle colorazioni più amate da me di MAC e sicuramente più sfruttate, come adesso vedrete dallo stick. Questo qui è il colore, è un finish satin, quindi è un misto tra un
matte, un amplified, perché è confortevole, però tolto il primo strato, diciamo, di lucido che si forma, poi sembra quasi un matte sulle labbra. Anche questo ha una buonissima durata e non secca particolarmente le labbra. Nello specifico, questa colorazione qui, che è appunto Captive, diciamo che possiamo classificarlo come un malva, e questo qui è appunto il suo swatch, molto coprente e veramente bellissimo, ragazzi. Io ve lo dico, ve l'ho nominato in tantissimi video, è per me un rossetto, non so, tipo un nude, tipo un rossetto che voi andate a prendere quando non sapete magari cosa abbinare o non sapete cosa mettere in quella giornata, appunto come rossetto. Lui è appunto il mio porto sicuro. Io mi piace veramente tantissimo questa colorazione. E come ultimo rossetto MAC che voglio mostrarvi in questo video è appunto Heroin. Heroin è un colore che io volevo da tantissimo tempo, ma che non si trovava in negozio. Poi è uscito con la collezione dei matte e l'ho preso immediatamente. Questo qui è appunto il suo colore, è un bellissimo viola, ragazzi, un bellissimo viola. E fa parte della linea matte, quindi vale il discorso che ho fatto per Diva. Sicuramente è un rossetto, insomma, un po' più secco rispetto a un Amplified o a un Cream Sheen, che però non secca le labbra. Questo qui è appunto il suo swatch, quindi è il suo colore, veramente un viola come si deve. E a Natale l'ho regalato anche a mia madre, perché lei cercava da tempo un viola che fosse veramente viola, e l'ha trovato appunto in Heroin, quindi sono stata felice di regalarglielo appunto a Natale. E poi un'altra marca, un altro tipo di rossetti che voglio straconsigliarvi, che per me sono stati i top quest'anno, a parte insomma i MAC, sono questi qui della Rimmel, della linea dei Kate Moss. Questa qui la trovate intorno ai 7 euro, 7,90 come prezzo, ma sono veramente dei prodotti fantastici, hanno una buonissima durata, un'alta pigmentazione, sono molto confortevoli. Io ho queste due colorazioni, che sono lo 05 e lo 08, e poi ho il 111 della linea matte, quella con il packaging rosso. Allora, lo 05, che è un fucsia, non molto acceso, è quello che indosso oggi, però non so cosa possiate, insomma, vedere con questa luce. Insomma, vi posso far vedere quanto, ragazze, l'ho sfruttato, è veramente sfruttatissimo, è un colore che mi piace moltissimo indossare, che sfrutto molto sia l'estate che la primavera. Questo di solito in video non mi rende mai più di tanto come colore, quindi vediamo un attimino. Sì, questo qui è appunto il suo colore, come vedete è un fucsia, però non è proprio molto, molto acceso. Infatti lui forse ogni tanto riesco a portarlo anche durante il periodo più freddo. E l'altro colore è un bellissimo color nude, un po' più scuro, insomma, no, nude morto, però insomma, un nude che dà un po' di colore, ed è appunto lo 08, che è questo qui. Veramente un colore bellissimo che si avvicina moltissimo a Cosmo di MAC, che io ho magari vi ho fatto anzi una foto comparativa sia su Facebook che Instagram, la trovate, e devo dire, ragazzi, che si assomigliano moltissimo. Vi faccio vedere lo swatch, che è questo qui, ed è veramente una punta di nude molto molto bella e che mi piace moltissimo indossare. Poi, per finire, per quanto riguarda i rossetti, voglio segnalarvi questa colorazione di Avon. Questa qui faceva parte della linea matte di Avon, ma che insomma non è più disponibile in catalogo. Però io, ragazze, non posso non citarla, perché per me autunno-inverno vuol dire questo rossetto. Io lo sfrutto veramente tantissimo in questa stagione e quindi devo mostrarvelo, perché è un rossetto con il quale mi trovo veramente molto bene. Questo qui è il suo colore, come vedete è un rosso mattone, veramente molto bello. Anche questo è, diciamo, un matte, però non è un matte inteso come i matte di MAC, perché comunque rimane sempre un po' più lucidino rispetto, non so, a Diva o a Heroin, però è veramente molto molto confortevole poi sulle labbra. Io lo indosso veramente con tanto tanto piacere, e questo qui è appunto il suo colore, veramente molto molto bello e assolutamente un prodotto consigliato, peccato che non è più in produzione. L'ultimo prodotto labbra che voglio mostrarvi è un gloss. Io non amo particolarmente i gloss, sto cercando insomma di utilizzarli per smaltirli, però non sono il mio prodotto labbra preferito. Però quest'anno ho scoperto un nuovo prodotto, che sono appunto i lip gloss di MAC. Non pensavo di
dover arrivare mai a spendere 20 euro per un gloss, ma veramente ragazzi, questo qui è un prodotto veramente fantastico. Mi sono letteralmente innamorata della qualità di questi gloss. Questo qui nello specifico mi sono anche cancellate le scritte. Comunque faceva parte della collezione limitata E Nouveau Romance, e questa qui è la colorazione Talk Sexy ed è un bellissimo viola con delle luminescenze all'interno, con dei riflessi all'interno che vanno sul dorato e non so, ha veramente dei riflessi bellissimi. E la cosa che mi piace di questi prodotti è che sono molto pigmentati, come vi faccio vedere adesso dallo swatch, e hanno una buonissima durata sulle labbra, nonostante appunto sia un gloss. Questo qui è appunto lo swatch, veramente ragazzi, qualcosa di fantastico. Io di questi, adesso ho preso questo per mostrarvelo, io ne ho anche un altro che va sul corallo, che sfrutto molto d'estate e che faceva parte del set di uno dei set Look in a Box, mi sembra, che ha fatto uscire MAC, insomma, estate 2014, e sono veramente di un'ottima ottima qualità. Io non sono minimamente pentita di aver speso 20 euro per questo prodotto, perché è un prodotto veramente fantastico. E quindi nulla ragazzi, questi sono stati tutti i prodotti top per quanto riguarda le labbra di questo 2014. Fatemi sapere se abbiamo qualche prodottino in comune, se siete d'accordo o meno sulle mie valutazioni, sui miei top. Io vi mando un bacio grandissimo e se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao!